Dottoressa Chinnici, un grande traguardo raggiunto, un traguardo raggiunto da lei, ma raggiunto anche dalla Sicilia, tante persone che hanno creduto nella sua candidatura e che adesso si aspettano che lei possa presentare le nostre istanze davanti al Parlamento europeo. Sì, certamente, il risultato che ho ottenuto, che devo dire è stato veramente splendido, non è soltanto merito mio, ma è appunto merito dei cittadini siciliani che mi hanno dato la loro fiducia, quindi il successo, se così lo vogliamo definire, è di tutti quanti noi, di tutti i siciliani. E questo mi carica però di una grande responsabilità, il consenso così forte, così significativo, mi carica di una grande responsabilità, ma è anche uno stimolo fortissimo a portare, come dicevo appunto in campagna elettorale, in Europa una Sicilia fatta di valori, una Sicilia fatta di impegno, una Sicilia che ha voglia di cambiamento, che ha voglia di crescere, che ha voglia di sviluppo. E quindi questo io voglio rappresentare in Europa, portando poi ovviamente in Sicilia le risorse per attivare lo sviluppo. Tante sono le aspettative del popolo siciliano e non tutte possono essere realizzate all'immediato, ma secondo lei quali sono le priorità a cui la deputazione siciliana deve dar corso subito, immediatamente a Bruxelles, per questa terra e per dare risposte, soprattutto penso al campo economico, che è quello che più ci sta a cuore? Ma guardi, si è già, ancora non è iniziata l'attività, ci insedieremo formalmente il 1° luglio, però già dalle prime riunioni che si sono fatte come delegazione e come gruppo, diciamo, si è tutti quanti scelto di portare avanti, in particolare per la Sicilia, una politica indirizzata a portare il lavoro soprattutto ai giovani, una politica che aiuti la Sicilia a sostenere l'impatto forte dell'immigrazione, che non ci lasci l'Europa più da sole ad affrontare questo tema, e poi la valorizzazione delle peculiarità del nostro territorio, quindi il turismo, quindi i nostri prodotti agroalimentari. E poi, e questo è un tema che io spero di poter intestarmi, portare in Europa quell'impegno antimafia, quell'impegno per l'affermazione della legalità che nasce proprio dalla Sicilia, che l'Italia ha già portato in Europa sotto il profilo, diciamo, dell'attività giuridica oltre che legislativa, e proseguire su questo. Questi sono i temi che affronteremo certamente per primi. Un'ultima domanda, è un momento magico per la politica italiana, perché da Palermo con Crocetta a Roma con Renzi e con la deputazione del PD al Parlamento europeo si possono creare grandi sinergie, c'è l'ultima spiaggia per quanto riguarda i grandi finanziamenti per il meridione dell'Italia. Sì, certamente, io devo dire che in ambito del gruppo la delegazione italiana è la delegazione più consistente ed è una bella delegazione fatta di persone tutte fortemente motivate. Sappiamo che a livello di politica nazionale il nostro Presidente del Consiglio sta dando veramente un impulso fortissimo allo sviluppo, e allora l'impegno è questo certamente da parte di noi parlamentari europei, ma io sono sicura che sarà l'impegno di tutti, è proprio quello di lavorare in sinergia per trasformare in opportunità concrete quell'attività che noi svolgeremo nel Parlamento europeo, ma che il governo nazionale e il governo regionale dovranno trasformare appunto in opportunità concrete, mettendo a disposizione dei cittadini finanziamenti comunitari che noi certeremo di portare e di portare in una quantità consistente. Grazie, onorevole. Thank you.